Il controllo sanitario delle donne che lavoravano nelle case chiuse era considerato una garanzia per evitare la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili. Le prostitute dovevano sottoporsi a visite mediche obbligatorie, mentre ai clienti non era richiesto nessun tipo di controllo. La gente veniva sfruttata, solo che veniva protetta, perché poi erano visitate ogni settimana, e quindi per evitare malattie. Perché allora c'erano malattie che oggi si curano, la lue per esempio, la lue, il mal francese. Per quei tempi erano affidabili, non è come oggi, perché c'avevano perché ogni settimana andavano a fare una visita, era proprio in trasferire, vedevano, dove via Roma Libera era chiamata. Lì c'era un ambulatorio. Dove andavano lì, facevano la sua visita e gli lasciavano un cartellino. Questo cartellino era idoneo per la settimana, poi ogni settimana facevano visita. Invece oggi che succede? Oggi buttate per strada, senza visita, senza nessun controllo, possono succedere anche delle gravi malattie. Perché le malattie erano all'ordine del giorno, nonostante fossero tutelate queste case da medici, che non so quante volte la settimana, secondo i tempi, controllavano le signore agli effetti della salute, insomma, perché era molto facile prendere certe malattie. La blenorragia era normale, non era la famosa sifilide tragica, che quella lasciava conseguenze, era un altro disturbo. Allora molti ragazzi si limitavano, per evitare quelle malattie, al rapporto orale. Queste ragazze, tra l'altro, avevano un tesserino sanitario e andavano all'ospedale della Pace, dove adesso c'è stata la municipalità, Bonavia Tribunale. Quello si chiama, quello era l'ospedale dermosifilopatico, si chiamava. Era l'ospedale dove si curavano le malattie venere, che all'epoca erano diffusissime, dalla sifilide allo scolo, alle creste di gallo, cioè tutta una nomenclatura. E le ragazze andavano lì e subivano una visita. Se erano infette venivano tolte dall'attività, se non erano infette venivano riemesse in circolo. E c'era questo, il medico metteva il timbro su questo libretto rosso che assicurava questa cosa. Perché se loro andavano all'ambulatorio a fare queste visite, per forza dovevano essere schedati. Loro ogni settimana dovevano andare a fare la visita medica. Lì c'era l'ostello e gli dava il benestare da proseguire il lavoro. Perché se c'era qualche cosa di anormale, non potevano fare, finché non erano guariti. Seguivano delle norme igienico-sanitarie che attentamente a scadenze periodiche, perché ogni donna di questo aveva in dotazione un libretto sanitario, sul quale dovevano essere applicate le date fisse dei controlli sanitari che avvenivano regolarmente nell'ospedale della Pace. E queste donne, molte di queste donne avevano come segno identificativo, avevano dei tatuaggi sul braccio sinistro con le loro iniziali che normalmente portavano coperte da un cerotto. Allora, se per strada vedevi una donna che portava, potevi pensare, anche equivocando, potevi pensare subito a una donna che faceva questo mestiere. È vero che a quell'epoca c'era il rischio gravissimo della sifilide, che era stata importata dall'America, perché fino alla scoperta dell'America l'Europa ignorava questa malattia. E ogni nazione imputava all'altra l'origine di questa cosa. A Napoli, per esempio, in Italia si chiamava mal francese, in Francia lo chiamavano male napoletano, e ci sono anche diciamo residui nel dialetto. Quando uno è malato, sa, molte cose dice in francesato. La massima offesa per una puttana era si una puttana in francesata, cioè una pettana affetta da sifilide. La visita medica. Difficile vederle fuori. Avevano un giorno libero alla settimana, mi pare. Non vorrei sbagliarmi, ma avevano un giorno libero. Le vedevi quando andavano lì, da qualche volta San Silvestro, a fare la visita. La visita sotto per vedere se erano sane,
Allora se le vedete, specialmente lunedì mattina, ci andavano a fare la visita lì. Allora. La visita medica? Obbligatoria, e se la ragazza era malata, andava la direttrice, sarebbe patrona sotto patrona. Lei prendeva queste donne e portava all'ospedale. Se il vetrino usciva bene nella visita, la facevi nella visita sotto, no? Mi dovete scusare che aveva... In tutti i modi venivano... Se era malata, rimaneva nell'ospedale. E poi la facevano uscire quando non c'era più perdite, quando stava bene. Là nell'ospedale esistevano le sale antiseltiche dove venivano vaccinate e disinfettate periodicamente queste donne, sottoposte a controlli, perché la malattia dilagante di allora era una malattia che portava tante, che era un fatto endemico, quindi in quell'epoca portava tante complicanze, era la sifilide, lo scolo che ha mietuto tante vittime in quegli anni. Portava tante complicanze anche nella procreazione, quindi nascevano bambini malformi, bambini ammalati, ricevendo questa indegna eredità da parte dei genitori. Era tutto sotto controllo. E se non ci si andava, venivano i carabinieri e ti prendevano, parlo alla donna che non si presentava alla visita, perché avevano le visite una settimana o tre giorni, poi di te. Se non si presentavano, andavano i carabinieri e andavano a prendere. Cioè, perché non bisogna presentare, giusto per tutelare la salute delle persone che ci andavano. Sì, erano molto protette e poi dopo anche l'uomo, non è che andasse, perché ci andava anche della gente sposata con dei figli, allora ci andavano così, però erano molto protette e era protetto anche l'uomo, ecco, non è che era una cosa, loro avevano, si lavavano, facevano tutte le cose per bene, ecco, e il dottore ci andava tutte le mattine a visitarle, a controllare, ecco. L'uomo era facile a prendere una malattia di donna e dipendeva come me la prendeva questa malattia. C'erano tante e tante di quelle malattie veneree, avevi nome, ogni malattia aveva un nome. C'era una malattia chiamata lo scolo, quella era molto pericolosa, quello là. L'uomo andava andando con la donna, guaiava la donna. Gli uomini erano esperti loro, perché quando andavi in sala ti controllavano loro, e se eri facevi, se no niente. Prima sempre lavare e controllavano, poi se era idoneo a posto, se no via, doveva pure andare. Erano molto esperti. Però erano molto seguiti dal dottore, allora c'era questa cosa qua, non è come adesso che prendi delle malattie e poi è uscita quella malattia lì, che allora loro tutte le mattine ci andava il dottore a visitarle. Indubbiamente erano controllate, perché erano costrette a cambiare proprio per un fatto di una volta al mese, per un fatto di dare i ricambi, perché soprattutto un po' una grande città come Napoli, mentre i paesi facevano stare uno solo o uno solo per diversi paesi. Allora bisognava cambiare e quindi nel cambio mensile venivano sottoposti, però si sfuggiva, ci stavano sacchi e trucchi, eccetera. Però lì di massimo erano controllati. Senza luogo né data. Onorevole, signora Angela Merlin, se legge il giornale Scandalo di qualche mese or sono, un articolo spiegava come un professore dal mattino alle 7 fino alle 10 riceve quasi tutte le ragazze delle case alla cifra di lire 1000 per visita. Nelle case una povera ragazza deve subire il contatto dai 50 ai 70 clienti al giorno per dividere alla sera con la padrona, lasciando ancora la pensione e altre spese. Così si propaga la sifilide. Tutte le ragazze ne sono affette, ma poche se la curano. Molte ragazze, tra queste io stessa, ci siamo ritirate, stanche, nauseate di tutto. Poi il bisogno ci ha spinte un'altra volta in queste case, mentre se non esistessero più, si aprirebbe per noi un'altra strada di lavoro onesto e di redenzione. La prego di lottare quanto può. Se lei riesce, io mi farò conoscere e racconterò a lei cose da far rabbrividire. Se lei sapesse quale marciume in queste case, quali ignobili esseri vivono alle spalle nostre.
lotti fino alla vittoria e che Dio la benedica. La prostituzione illegale continuava ad esistere nonostante le case chiuse, perché aveva prezzi concorrenziali e permetteva al cliente di sfuggire alle regole. Non è solo l'aspetto legale del casino autorizzato, dove c'era tutto illegale, dove c'erano i controlli medici. Non era solo quella la prostituzione, attenzione, c'erano comunque dei percorsi paralleli. Esisteva anche un altro tipo di prostituzione che non era quella del casino, era quella autonoma, quella delle persone che non venivano accettate nei casini, che non avevano la possibilità di poter andare al casino. Non è che chi non aveva i 18 anni non poteva avere rapporti, assolutamente. Chi lo dice questo? Lo stabilisce la legge, e sai, purtroppo quando la legge stabilisce certe cose c'è sempre il sistema per poterle raggirare. Quindi non è che un ragazzo deve aspettare i 18 anni, un ragazzo di 16 anni, se voleva avere un rapporto del genere, per esempio, poteva ricorrere a dei percorsi paralleli, e questi comunque erano dei percorsi che ti potevano lasciare dei segni a livello di malattia o di altre cose. Quindi non è detto che era quello il percorso, dove sta scritto, assolutamente. Quindi parlare della prostituzione e parlare del casino significa guardare all'aspetto legale e basta, ma non è solo questo, assolutamente no, perché esistevano delle altre cose che ti facevano arrivare allo stesso scopo senza aspettare il raggiungimento del 18° anno di età. Io mi ricordo che nei tempi pure c'erano qualcuna per strada, però non protette. Io ne conoscevo due o tre che abitavano qui in Trastevere, infatti una era una bellissima ragazza, che andava, c'aveva dei posti, andava sola, poi c'aveva i vari clienti, però che mi ricordo io, qui in Trastevere due o tre non più conosciuti. Sapevo che faccio, sai, uno, le parole dopo uno dice a uno, dice l'altro, ci stanno. Qualcuna c'è sempre stata. C'erano anche quelle che stavano sulla strada, no? E io una volta ho voluto, siccome io non ci sono mai riuscito ad andare con una prostituta o puttana che lì si voglia, non ci sono mai riuscito in vita mia. Una volta ho detto, ma voglio proprio farcela, voglio andare. E allora sono andato nel vicolo e ho visto una che batteva lì su. Nel vicolo ho detto, andiamo su, andiamo in camera, siamo andati. Siamo saliti, scale buie, settimo, sesto, non mi ricordo, quarto piano, e entriamo nella porta, che era un appartamento, un normale appartamento, passiamo in un saluto, dove c'era la famiglia che mangiava, tranquillamente stava cenando, e vedevo che c'era, dentro questa camera, questa qui, con cui che cena, insomma, non sono riuscito a fare il mio dovere maschile. Ho detto, guarda, scusa, non me la sento. Non mi viene, lei ha avuto i soldi lo stesso e io me ne sono andato pagato senza consumare. Poi c'erano quelli là invece segreti addirittura in palazzi per bene, dove c'erano i professionisti affermati, ecco. Poi siamo arrivati a sapere che invece al terzo piano c'era una signora che a vederla per la strada nessuno avrebbe detto elegantissima, però non si poteva accedere tanto facilmente. E per lei che andava doveva essere accompagnato da qualcuno che già c'era stato, e poi poteva portare un amico a sua volta. Perché queste case segrete, diciamo, ci sono sempre state, prima e dopo. Evitavano di pagare le tasse, guadagnavano di più. Per esempio, quella si gestiva da sola e praticamente non erano schedate. Erano persone apparentemente illibate. La prostituzione non regolamentata. Di fronte all'ospedale, a quello che oggi è l'ospedale Loreto, c'erano delle baracche abitate dalle persone che avevano subito dei bombardamenti durante la guerra. Queste baracche all'80% erano popolate di donne che facevano le prostitute. Quindi in contrapposizione, in concorrenza con i casini legali. Innanzitutto perché costava di meno.
e poi perché non ti chiedevano documenti. Legalmente si poteva andare sulle case di tolleranza, diversamente si andava là. Là non volevano sapere se avevi 18 anni, avevi 17, ne avevi 16, e ti accettavano comunque. Quindi era uno stato di concorrenza. Poi, come dico, c'erano quelle per strada che dicevano: ma che andate là, vieni da me, e c'erano dei nomi particolari. Una la chiamavano Totumbus, ed era il suo nome. Poi c'era una che diceva Pega e Dai. Prima voleva dire i soldini, e poi facciamo. Io me la ricordo perché noi ragazzini andavamo lì così, perché dai, tutto un bus, e poi scossa elettrica. Se vieni con me ti do la scossa elettrica. Quindi gareggiavano tra loro, ed erano dove c'era le macerie dopo la guerra, e anche prima, dell'ospedale maggiore, c'erano dei ruderi, e queste signore passeggiavano lì così per... Ma lì all'aperto, non era che loro portassero in casa loro perché non si fidavano, parlo quelle di strada, ecco, lì nel canto, allora non c'erano né controlli né niente, c'erano i lampioni a gas, quindi alle 9 spengevano tutto, era il buio assoluto, non c'erano macchine, ce n'era una ogni 40 minuti, quindi era il classico buio anche vicino a un albero per fare queste cose qui. Sotto i tre ponti, no? C'erano 3-4 ragazzi che lavoravano così, che dopo fatto mi chiamavano un pane asciugato, senza acqua, senza niente. La famosa Bettina, la regina delle prostitute, stava ai tre ponti. Una Bettina ai tre ponti, che era uno che non esercitava in Nuova Casa Giusto, ma esercitava ai ponti russi, sotto i ponti, che fino a 10 anni fa si diceva. Ma dove ha Bettina ai tre ponti? Che era questa donna che era diventata famosa per la sua bravura, per la sua generosità, eccetera. Era una prostituta di strada, Bettina ai tre ponti. C'era una signora, i ragazzini andavano, io non ho mai provato per vergogna, ma dei ragazzini proprio giovani che volevano, e lei diceva no, in bolognese, no, me la voglio essere sicura, e poi diceva la parola fammi fare il pistolet, che se sei ancora bambolotto non voglio stare a perdere tempo. 20 novembre 1951. Senatrice Merlin, la sottoscritta, esercente la libera professione di prostituta nella propria abitazione, le autorità locali di polizia di Stato hanno obbligato la sottoscritta di esercitare il proprio mestiere nelle case di tolleranza. Poiché la scrivente non intende essere sfruttata dalle padrone, chiede un modesto lavoro in qualsiasi sede e con qualsiasi retribuzione mensile, a che possa vivere un'altra vita, seria e onesta. In attesa di tale ringrazia ed ossequia. Così fan tutti, di Lea Nocera e Daria D'Antonio.